Quindi non c'è un'età per affrontare il ruolo. No, o lo si può, o c'è questa emozione. Io, la prima Adriana che ho fatto, indubbiamente non avrà niente in comune con le ultime Adriane che ho cantato, perché è giusto, è logico che ad ogni recita, pur essendo sempre, per me è sempre stata la prima recita, e si affina sempre di più, perché anche interpretando si sente in certi momenti, mentre cantavo io dicevo, però questa frase se la facessi in questa determinata maniera, forse trovando quel colore di voce sarebbe più bello, sarebbe più vicino ancora al personaggio. La recita dopo io sentivo il campanellino che mi diceva, attenzione che stai arrivando con la frase. Allora ecco che cercavo di trovare quello che io dentro di me sentivo che poteva rendere ancora meglio l'espressività di Adriana. Ma queste sono cose che io ritengo che sia un dono che si riceve alla nascita. Afferrare i personaggi. Non si può, si può insegnare anche quando si insegna, ma possono farlo cercando di copiare. E allora io scherzosamente dico è come il francobollo attaccato sulla cartolina, non ha niente a che vedere con vivere il personaggio. Vivere il personaggio è una cosa meravigliosa, ma capisco che non è questione di età. Io anche Adriano l'ho cantato che era ancora giovane, eppure non ho avuto, è stato l'amore a prima vista, Adriano. E quindi non è un po' come Traviata, dicono oh, bisogna aspettare avanti, più avanti negli anni. Non è vero, Traviata o si canta o non lo si canta, non ci sono vie di mezzo, vero? Ma anche per Adriana e d'altronde per tutti i personaggi, o c'è quel certo non so che interiore, e allora qualunque personaggio lo si afferra immediatamente. Appena ascoltando la musica ci si sente dentro, ma se non c'è quella fiamma interiore, c'è niente da fare. Sarà sempre ben cantata, magnificamente cantata, ma non sarà viva, non sarà fatta di vita, di amore e di morte. Thank you.
Qualche ricordo su questa Adriana di Napoli? Beh, ho un ricordo anche abbastanza, diciamo, abbastanza forte, perché io da 40 giorni ero stata operata di colicistectomia. E questo lo dico anche perché hanno detto di tutte le operazioni possibili e immaginabili, meno quella che io avevo avuto. E allora era ancora un'operazione molto difficile. Perciò io, pur avendo chiesto ai medici, ai tre medici, l'otorino, il chirurgo, il mio medico personale, posso, ma mi hanno chiamato d'urgenza a Napoli implorandomi, pregandomi, eccetera, ma io posso farlo, e tutti e tre mi risposero sì, lei lo può fare. Dopo però avevano un sacro timore, infatti io ricordo che quando ero dietro la scena, ed ero ai piedi di questa scala che saliva su in alto e poi entravo da questa porta, entravo in palcoscenico ma dall'alto per scendere la scala, all'improvviso una voce dentro di me disse: ma guarda che sono quattro atti che tu devi cantare, ma ce la farai. Allora quell'altra mia voce, quella più prepotente, mi ha detto: ricordati, o vivo o morta, tu devi arrivare alla fine, ma non arrivare male, arrivare bene alla fine dell'opera. Ecco, non devi lasciarti trascinare da niente e da nulla, da nessun pensiero, ma essere solo Adriana e viverla con quello stesso entusiasmo col quale l'avevo vissuta sempre. E con le prove non hai fatto prove? Niente prove, niente. Io sono arrivata a Napoli, ho viaggiato tutta la notte, ero con mia sorella, sono arrivata là con i miei costumi, sono andata in albergo, mi hanno detto che nessuno mi doveva vedere, e un'ora dopo avevo la camera piena di fiori. Io mi ero più, ho mangiato in camera, tutto senza mai uscire. Però mi hanno mandato la macchina, sono andata in teatro, in una sala col maestro Rossi, dice, almeno per sapere quello che lei fa, e io me la sono cantata tutta a piena voce, proprio come esercizio l'ho cantata tutta quanta, e allora dopo ero tranquilla, sicura che la sera avrei anche potuto cantarla. Quindi provata nel pomeriggio interamente? No, erano le 11 del mattino, dopo aver viaggiato tutta la notte. Ricordi qualcosa dei tuoi partner? Sì, Pacco, c'era Corelli, la Simionato e Bastianini, erano tre grossissimi calibri, no? E quindi c'è un ricordo ben vivo di tutti e tre.
è come il duetto, per esempio, del secondo atto fatto con la Simionato, e beh, insomma, era veramente un duetto di lusso, diciamo così, perché a un certo punto queste voci che salivano, veniva fuori l'odio, la rabbia, veramente di questi due personaggi diversi nel loro modo di vita, ma che in quel momento si odiavano da morire. E ecco, la Simionato era facile fare questo, trovare, perché man mano che salivano le voci, salivano, e l'odio che sprigionava proprio, e finivamo quel duetto in una maniera stupenda, veramente. E poi Corelli, un Maurizio meraviglioso, bellissimo, e alto, molto alto, e che era sempre per me piacevole cantare con Corelli, oltre che con questo grande artista, anche perché aveva questa meravigliosa figura che non mi costringeva a trovare posizioni particolari per diventare più piccola, oppure mancare di slancio in un abbraccio, perché se no mi trovavo una figura piccola davanti o cosa così. Con Corelli tutto era naturale, era molto bello. E di Bastianini? Di Bastianini ricordo un pochino più appannato, cioè non vorrei essere fraintesa, con questa sua meravigliosa voce era un Michonnet che non aveva vita, non so se riesco a spiegarmi, è una cosa curiosa, perché io anche dei Michonnet non certo dotati come Bastianini, ma che davano un'emozione, una presenza molto importante, e invece Bastianini, ma io sempre l'ho sentito Bastianini lontano, sempre, anche nella Mazeppa, io l'ho detto altre volte, non riusciva a supplire con la sua bellezza vocale. Beh, la bellezza vocale c'era, ma io sentivo che c'era un qualche cosa che non era presente, c'era questa voce favolosa, meravigliosa, ma non c'era l'anima. Forse quel periodo era già in un momento di sofferenze per tutti i dolori che lui aveva, di famiglia, del figlio, forse, chi lo sa, se già sapeva della sua malattia, questo non lo so, può darsi che già intuisse qualche cosa. Tu, come personaggio di Adriana, hai avuto qualche esempio precedente che hai seguito? Avevi visto già Adriana prima di cantarla o no? No, mai avuto. Io sapevo che l'ultima Adriana in ordine di tempo era la Giuseppina Covelli ed era stata una grande Adriana. E un ricordo che ho per questa artista che io ho ammirato tanto e che purtroppo se ne parla, niente, ormai è scomparsa e quel nome non risuona più da nessuna parte. E ricordo che alla prima di Adriana al Teatro dell'Opera di Roma, quando tutti uscirono dal mio camerino, mi accorsi che in un angolo, schiacciata proprio in un angolo contro il muro, così, c'era una signora. Allora io mi avvicinai, la guardai e vedevo che stava piangendo. Stava piangendo, proprio sconsolata. Allora mi avvicinai e ho detto, allora a quel punto la riconobbi, ho detto, ma signora Covelli, cosa fa lei qui? Mi dispiace che io non l'ho vista prima, eccetera. Lei mi guardò con malinconia infinita e mi disse, quale grande Adriana è lei. Quindi il complimento più bello non potevo averlo da una creatura che sapevo che aveva dato vita a Adriana, con quella sua bella voce, quella sua intelligenza e quella sua grande personalità.